Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Francesco Rutelli, nuovo buonasera. presidente di ANICA, l'Associazione Nazionale dell'Industria Cinematografica. E buonasera, bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Allora, eh, mentre la perquisizione della Guardia eh, di Finanza al Campidoglio di Roma riapre il caso Raggi, il governo Gentiloni è alle prese con eh, un prima, primo problema eh, serio che eh, vediamo chi eh, coinvolgerà oltre ai diretti interessati, che è il caso Mediaset Vivendi, la scalata dei francesi delle televisioni eh, di Berlusconi, subito dopo la pubblicità. Allora, Francesco Rutelli, oggi la Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione al Campidoglio a Roma nell'ambito di un'indagine sulle nomine della sindaca Virginia Raggi, la quale ha definito ridicola tutta questa vicenda. Ma se venisse indagata per abuso d'ufficio la Raggi dovrebbe dimettersi, secondo lei? Le direi francamente no. Dipende per cosa, naturalmente non possiamo giudicare. Eh, e se posso aggiungere, mi auguro di tutto cuore che non ci sia niente di malvagio, ovvero che non emergano dei fatti particolarmente negativi. Perché abbiamo bisogno oggi di tutto meno che di altro disastro nel rapporto tra politica, amministrazione e corruzione. Speriamo di averle alle spalle o almeno contenute, come è avvenuto nelle inchieste. Che hanno portato alla vittoria della Raggi, per l'appunto. I 5 Stelle ci hanno tenuto a precisare che eh, si è trattato di acquisizione di atti e non di perquisizione al Campidoglio. Lei capisce la differenza? Eh, probabilmente no, però eh, osservo questo: guardi, tema cruciale, certo. eh, sono cambiati molti assessori in Campidoglio in pochi mesi. Io ho detto dall'inizio e ribadisco, mi auguro che la Raggi faccia bene e lo dico lealmente. Ma dopo sei mesi, sei mesi ho gestiti così... Ho detto diamole così. del tempo per dimostrare di essere in grado di farlo, sono cambiati già un sacco di assessori, aveva promesso che sarebbe arrivata con una squadra già pronta, evidentemente non è stato così. Se lei mi chiede qual è la cosa più... Paradossale del Campidoglio è che a distanza di tutto questo tempo non c'è il capo di gabinetto. Chi ci ascolta immagina il capo di gabinetto che fa cerimoniale. No, il capo di gabinetto è lo snodo dell'amministrazione perché quello dove parlare con gli assessori, con le aziende, con i vigi urbani, col prefetto. Deve coordinare tutta la macchina, curare che le delibere, che Quindi le ordinanze, sì che è il cuore della macchina, non c'è ancora il capo di ambiente del Campidoglio, vuol dire che ancora non hanno veramente iniziato a governare, questa è la cosa che mi preoccupa di più. Eh, anche noi siamo preoccupati, Marco Travaglio, perché pur non essendo romani abitiamo in questa città. Che cosa sta eh, succedendo al Comune di Roma gestito dai 5 Stelle? Per loro può essere un'indagine, un'inchiesta insidiosa? Ma dalle prime cose che si leggono direi proprio di no. Eh, intanto c'è una bella differenza fra una perquisizione e una richiesta di esibizione di atti. La Guardia di Finanza ha chiesto di acquisire degli atti e gli sono stati forniti. La perquisizione la fai quando gli atti te li negano, te li nascondono. Eh, lì hanno chiesto delle delibere che riguardano la nomina di alcuni dirigenti e di alcuni collaboratori della Raggi su una denuncia che è stata presentata dall'ex um, capo di gabinetto, la giudice Rai Neri, che finora è l'unica che è stata eh, nominata illegittimamente, secondo un parere chiesto dalla Raggi a Raffaele Cantone, che ha stabilito che la nomina della Rai Neri era illegittima. Poi, per i paradossi della storia, eh, l'unica che è stata nominata illegittimamente una denuncia contro l'illegittimità delle nomine degli altri vedremo che cosa stabilirà la procura che sì, ma però è tutto di una questo della da chi Raineri è stata nominata è stata nominata dalla sindaca Raggi no? perché sennò non si capisce mai niente è stata nominata sì è stata nominata dalla giunta Raggi sulla base di un parere dell'avvocatura del comune Parere che poi è stato messo in dubbio da altri eh, legali e quindi nel dubbio che quella nomina non fosse legittima eh, per la procedura che si era scelta e per l'articolo di legge che era stato. Ehm, preferito, si è, pre, si è chiesto un parere all'Anac, all'anticorruzione e l'Anac ha detto che la nomina era illegittima e immediatamente è stata revocata. Aspetta, aspetta, perché Questa vedo che Rutelli ha fatto una denuncia tanto... sulle nomine degli altri. E quindi la procura è obbligata per legge a procedere, ed è la ragione per cui oggi ha mandato la Guardia di finanza a prendere gli atti che riguardano le nomine, e poi si vedrà se quelle nomine erano o non erano legittime. Brutelli. No, non stiamo parlando di ruberie mia... o di, o di uh, voti di scambio. La, la, la... Stiamo parlando di atti che sono che appartengono al, al dovere del sindaco nominare dei collaboratori. Si temo, che, vedrà, temo che i cittadini di Roma vorrebbero soprattutto avere un, un no. governo di questa città. Sì, insomma, no, la, mia, la, 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 di la mia considerazione è quella, è, è, quella, è quella che ho fatto prima. Tutti cioè è, sono tutti collaboratori sono stati scelti dall'attuale amministrazione. Uno è inciampato per un motivo, uno si è ritirato per un altro, un altro l'hanno tolto loro per un altro motivo, un altro aveva un carattere o un profilo di legittimità o di illegittimità, ha denunciato o non ha denunciato. Il succo però qual è? Che oggi non c'è l'assessore all'ambiente, che non c'è il capo di gabinetto, che non ci sono dirigenti di alcune delle aziende principali e che c'è bisogno di governare la città. Ribadisco quello che ho detto, mi auguro che lo faccia. Non mi auguro affatto che vada a finire male e lo dico con assoluta lealtà, però insomma c'è un'evidenza eh, stellare, non mi riferisco ai 5 Stelle, solare, diciamo così, eh, del fatto che obiettivamente non c'è neanche ancora la squadra di governo al lavoro a distanza di molti mesi dalla netta e inequivocabile vittoria elettorale. Travaglio, è possibile che Grillo nei prossimi giorni decida di abbandonare Virginia Raggi al suo destino? Perché ogni volta che Grillo viene a Roma eh, ci viene annunciato che mh, incontrerà la sindaca, poi però questo incontro eh, non ha mai luogo. Cosa sta succedendo? Non ho idea di che cosa voglia fare Grillo, sconsiglierei vivamente di abbandonare la sindaca al suo destino, anche perché Grillo non è stato eletto da nessuna parte, mentre Virginia Raggi è stata non eletta, plebiscitata dal popolo romano eh, per fare il sindaco e quindi Grillo non può scaricare nessuno. Grillo deve sostenere il sindaco che è stato eletto dai cittadini, se ha dei buoni consigli darglieli e per il resto lasciare, come sta facendo. Che governi, che completi quei, quelle caselle che sono ancora vuote, non mi preoccuperei tanto della mancanza del capo di gabinetto, ci sono due vice capi di gabinetto e faranno le veci del capo di gabinetto fino a quando lo troveranno. Le difficoltà sono enormi e sono note, ma non è che stiamo al deserto, vengono fatte delle delibere, vengono fatti degli appalti, quello delle buche hanno fatto delle cose, poi per carità. Potevano fare meglio, la situazione che hanno trovato era catastrofica. Se avessero anche le precedenti giunte avuto una procura così attiva, come fortunatamente ha la città di Roma da un paio d'anni a questa parte, probabilmente ci saremmo risparmiati il disastro eh, che hanno trovato i 5 Stelle a Roma. Ecco, perché, allora, a questo proposito scusami Marco. Siccome il abbiamo sa da quale mano nominava i suoi parenti nelle municipalizzate ci fossero state acquisizioni di atti con diciamo, questa arrembante irruenza con cui c'è stato oggi, probabilmente la Raggi non avrebbe trovato le casse vuote e le municipalizzate al di Ecco, disastro. ma allora siccome abbiamo qui davanti a noi un ex sindaco di questa città, lei lo è stato per due mandati, non ha niente da rimproverarsi? Ma da questo punto di vista no. Da mille punti di vista, di tante cose si sarebbero potute fare. Eh, meglio di più, certamente eh, si può fare molto di più sempre. Da questo lato no e voglio anche ricordare che non siamo solo oggi all'anno zero. Eh, quando io diventai sindaco la giunta precedente, pur guidata da una persona immacolata dal punto di vista giudiziario e dell'onorabilità, aveva avuto la metà dei membri in carcere e tutti i presidenti e gli amministratori delle aziende in carcere e c'era un sistema di spartizione economica delle tangenti tra i vecchi partiti politici che fu certificato e documentato in maniera eh, solare quindi, quindi vuol dire, dire che anche dico. lei ha ereditato no, un noi abbiamo disastro trovato. io sono diventato sindaco a 39 anni virgolette sindaco in motorino ero un esponente dell'opposizione, ero un esponente di formazione radicale, verde non ero uno che veniva dalle poltrone venivo dalla battaglia, dalla battaglia civica e anche questo è stato un segno importante no? di cambiamento per cambiare la città. Mi sono portato una squadra importante. Ecco, oggi tutto sommato uno dei miei collaboratori eh, non per quello, per i suoi meriti. È diventato fa, presidente fa il del Presidente Consiglio. del Consiglio. Vuol dire Gentilone. che io non ero preoccupato di avere con me soltanto le persone fedeli, ma anche delle persone qualificate, anche di idee diverse. Tra i miei il mio vice sindaco è uno che è in battaglia contro Renzi. Walter Tocci è il capo dell'opposizione nel PD, e altri miei collaboratori sono tra i più stretti collaboratori di Renzi. Era una squadra polifonica di personalità eh, molto qualificate, molto importanti e credo che abbiamo fatto tante cose. Lei faccio, le faccio. Le dico solo una cosa: sa quante delibere approvava la mia giunta in un anno? No. Più di 4.000 mediamente. 4000 deliberazioni, noi stavamo tutti intorno e lo dico a Travaglio che ha ragione a ricordare che nel periodo particolare precedente eh, c'è stata una certa leggerezza, si sono insediati dei settori criminali in alcune parti della città, è vero, c'è stata una mancanza di gare, di concorrenza, di competizione che ha fatto crescere la corruzione nei rami bassi che è salita nella nostra città e, e, ed è vero che noi avevamo però eravamo arrivati nell'età di Tangentopoli cioè noi abbiamo spazzato via un sistema che era la tangente codificata, non ce lo dimentichiamo mai costruendo tanta, tanto lavoro, con un grosso eh, gruppo dirigente eh, plurale, aperto, non con un, gruppo, con un gruppo chiuso non tutti perfetti naturalmente però è che io penso che l'esperienza della politica e dell'amministrazione, lo dico da persona libera, perché non ho responsabilità politiche, e non ne cerco, è oggi forse più che mai quello di creare nuove classi dirigenti, perché gruppi ristretti, leadership solitarie e una dinamica per cui c'è sempre un complotto dietro le spalle, anziché un servizio da rendere alla cittadinanza, secondo me non ci portano lontano. Travaglio. Sì, L'unica differenza tra la Roma che prese in mano Rutelli alla fine del 1993 e la Roma che ha preso in mano la Raggi nell'estate del 2016 è che la Raggi si ritrova una città con un debito di 15 miliardi di euro, eh, cosa che eh, nei primi anni 90 non si poteva certamente dire perché e soprattutto le eh. risorse di cui disponevano i comuni all'epoca erano diverse da quelle di oggi, c'era diciamo, il fervore dell'elezione diretta dei sindaci, mentre oggi diciamo, gli am le amministrazioni locali vengono taglieggiate dai governi centrali, eh, che le hanno trasformate praticamente in gabellieri aggiuntivi. L'altra differenza è che appartenere a una grande famiglia politica come il centro-sinistra agevola un sindaco nel trovare collaborazione nei settori delle professioni, dell'intellettualità, eh, molto più che non le difficoltà che invece incontrano i 5 Stelle nell'incontrare qualcuno che addirittura prima delle elezioni sia disposto a compromettersi dicendo io lavorerò con voi, perché è chiaro che chi appartiene a grandi famiglie poi comunque sa dove pescare, chi arriva dal nulla eh, come, come è successo ai 5 Stelle ha più difficoltà a cooptare e questo sia per la le caratteristiche negative che hanno i 5 Stelle di non sapere includere sia anche per la poca disponibilità che la società civile soprattutto a Roma, meno a Torino, ha dimostrato in questi mesi eh, nel mettersi a disposizione. Io ho avuto l'impressione che i primi mesi siano passati nell'illusione o nella speranza di poterla buttare giù subito la giunta Raggi, soprattutto nei giorni in cui stava per dire di no alle Olimpiadi. Adesso forse si dovranno rassegnare al fatto che chi ha perso le elezioni deve aspettare il prossimo turno e che bene o male questo deve essere il governo di Roma. No, no io sono d'accordo, se posso dire, con travaglio, sul fatto che eh, sarebbe molto positivo se la società che ha votato per la Raggi, che ha, ha preso un importantissimo risultato elettorale, eh, le desse una mano. Bisogna vedere se ci sono le condizioni. Di, di, di chiederlo, cioè se, se, se viene chiesto di partecipare ad un gruppo veramente aperto in cui si sottolineano più che l'appartenenza, la professionalità, anche una certa terzietà e libertà, no? eh, che è importante, è importante avere delle figure mm. forti e che possano godere la propria autonomia. Questo per esempio, se lo posso dire, è stato un difetto del governo Renzi. Il governo Renzi ha avuto un Grande forza, energia, dinamismo, ma una ristrettezza di gruppo dirigente che alla fine ha pesato nel giudizio dei nostri concittadini. Sì no, no, ricevendo... giudizio... Lei mi ha mai sentito una parola sul referendum? No, 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 no e non la dirò, e di non la dirò neanche adesso. Ho condiviso sì. l'espressione di una persona che, che Travaglio ha molto amato, cioè il presidente Napolitano che ha definito aberrante la campagna elettorale perché <ride> l'ho considerata una campagna totalmente sbagliata. Le posso dire quello per cui mi sono abbattuto e ho, eh, non ce l'ho fatta. Io avevo proposto ai parlamentari sia della minoranza che della maggioranza di dividere il referendum secondo i quesiti, secondo i temi, di avere 4-5 quesiti anziché uno solo politico. La risposta fu negativa per dire si vince, si porta a casa, si risolve se ci fossero stati più referendum noi oggi non avremmo questo eh, veramente cioè, quesiti, avrebbe... drammatico sì. momento politico avremmo avuto qualche sì e qualche no Così o magari che... tutti sì o ma anche era magari per lo tutti no ma assolutamente mm. perché tu voti sul Senato sì o no tu voti sui poteri delle regioni sono argomenti invece se tu fai una battaglia politica succede esattamente quello che è accaduto nei referendum precedenti che pochi italiani ricordano, noi in realtà non votammo contro o pro le riforme costituzionali precedenti, votammo pro o contro la devolution di Bossi nei due precedenti referendum costituzionali e il centrosinistra li vinse entrambi, la gente se ne fregò se si votava riduzione dei parlamentari o di altri argomenti, il titolo quinto era farragginoso, indubbiamente, mm. ma il succo era quella battaglia politica. Purtroppo il referendum unitario ha portato a questo risultato era sì o no a Renzi. E siccome la gente era prevalentemente scontenta, in termini economici, ha prevalso il no. Ha prevalso il no. Ed ecco eh, che Travaglio scrive che il governo Gentiloni, che arriva dopo che Renzi ha perso il eh, referendum in modo anche molto clamoroso, eh, dice Travaglio, è una provocazione, uno schiaffo ai 19 milioni di italiani che hanno votato no. Allora chiedo a lei e poi do subito sì. la parola a Marco. Um, Gentiloni poteva variare un po' la squadra di governo? Era necessario forse, fare un Renzi bis? Forse sì, però è anche vero che la sua sfida è di tenere insieme i renziani, che sono la maggioranza e sono il Partito Democratico di oggi, e anche le altre componenti. E lui sarà bravo se dimostrerà proprio di essere inclusivo. Sul piano democratico, per carità, eh, si può sostenere tutto. Noi in Italia non è vero che non votiamo, no? Eh, abbiamo votato per, in per, abbiamo per, votato per, per elezioni comunali e do ragione a Travaglio, anche qui. Era un voto politico. politico. Abbiamo votato il referendum? Abbiamo votato sulla Costituzione? No, era un voto politico. Se dovessimo votare di nuovo per il referendum eh, sul Jobs Act sarà un voto politico. Quando si andrà a votare per le elezioni, tra sei mesi, tra un anno, tra... Quando, quando sarà Secondo sarà lei quando saranno voto. le elezioni politiche? Ma io mi augurerei che ci fosse un periodo di rasserenamento e quindi confido nel fatto che Gentiloni è una persona, oltre che per bene, è competente, equilibrata e che ci possa essere per questo nostro paese un momento di decompressione e cioè che noi non ci prepariamo come per il grande fratello alla prossima nomination e alla prossima demolition. Che, Mi consente, eh, sì, vorrei sentire da Marco Travaglio se pensi che questo sarà possibile. Renzi, su Facebook in serata, ha scritto che domenica, quando si riunirà l'assemblea del Partito Democratico, si repartirà dall'Italia. Saremo chiari, saremo netti. Cosa pensi che accadrà? Perché. Eh, Diciamo, tutti i partiti chiedono di andare a elezioni il più presto possibile, non si capisce come questo sarà reso possibile visto che intanto non abbiamo neanche la legge elettorale. Tu cosa pensi? Ah, penso alcune cose. Primo, eh, è ovvio che dopo un voto anche politico. Io personalmente ho votato contro una riforma obrobriosa, eh, mi riservo di votare pro o contro Renzi alle elezioni politiche. So che molti hanno votato contro Renzi già nel referendum costituzionale, ma è chiaro che dopo un risultato di quel genere eh, la conseguenza non può essere soltanto che Renzi sta fuori dal governo e riproduce la fotocopia del suo ministero, altrimenti uno si domanda ma se avessero vinto il referendum quali sarebbero stati i ministri, visto che i ministri di quando hanno perso il referendum sono gli stessi che avrebbero messo se avessero vinto. Poi c'è Renzi che aveva promesso di abbandonare completamente la politica e di sparire per sempre dalla circolazione, e adesso dice domenica facciamo, vediamo, eccetera, è un altro Un'altra bugia come quella della Boschi che aveva detto se perdiamo ci ritiriamo, come quella della Fedeli che minacciava addirittura di minacciava prometteva di mettersi da parlamentare, come quella di Carbone che voleva di dimettersi addirittura da essere umano. Insomma, ehm, stiamo vedendo un balletto di bugiardi. Eh, se non abbiamo la possibilità di votare subito, che sarebbe la soluzione migliore, è perché, come dicevi tu, non, abbiamo legge, non è che non abbiamo la legge elettorale, perché per il Senato c'è il sì. consultellum, che è il proporzionale, mentre per la Camera c'è l'italicum, quindi in teoria le abbiamo le leggi elettorali, ma Mattarella ha detto che devono essere omogenee. Allora io molto che rispettosamente domando a Mattarella. Ma quando... Certo, è quello che ha detto la Corte costituzionale nella sentenza che bocciava il Porcellum e quindi dato che quella sentenza l'ha scritta Mattarella, Mattarella è sempre della stessa idea. Mi domando perché non era della stessa idea quando Renzi gli ha portato una legge elettorale solo per la Camera dicendogli che tanto poi il Senato. Le elezioni sarebbero state abolite dai cittadini nel referendum. Non ha pensato che nel referendum può vincere anche il no? Come ha potuto promulgare una legge elettorale valida solo per la Camera perché si sperava che il referendum costituzionale desse vittorioso il sì? Ma un Presidente della Repubblica che pensa che le due leggi elettorali devono essere omogenee non può accettare una legge elettorale solo per la Camera. Avrebbe dovuto imporre che l'Italicum valesse anche per il Senato e poi se per se il Senato gli italiani avessero abolito le elezioni a quel punto avremmo eletto solo la Camera con l'Italicum. Ma è semplicemente assurda questa situazione in cui ci troviamo non è né colpa di chi ha votato no, né tantomeno colpa di Renzi, perché se Renzi fa una baccata il Presidente della Repubblica ha il potere di rimandargli indietro una legge che non può passare. Perché scoprono solo adesso che le leggi elettorali hanno da essere omogenee tra Camera e Senato? Quindi si, eh, si coagulano tanti problemi che purtroppo vengono a oggi come tutti i nodi, ma che in realtà erano noti anche prima. Ecco perché io penso che non può essere questa, magari lo fosse, una fase di decantazione e di tranquillizzazione. La, persona di, la personalità di Gentiloni è quella del pacificatore, anzi direi dell'anestesista. Il problema è che il suo ministero è una provocazione quotidiana perché non puoi mettere chi ha straperso le elezioni addirittura promuovendolo a braccio destro del Premier come nel caso della Boschi o la coautrice della riforma Boschi cioè la Finocchiaro al posto della Boschi ai rapporti con il Parlamento cioè qualche segnale sì. che si sia capita la batosta andava data agli italiani altrimenti gli italiani penseranno che ogni volta che danno un voto politico anche quando il voto non è politico il loro voto non conta niente allora, aspetta, tre, Marco, tre, qualcuno potrebbe anche tre, girare tre, le scatole tre. credo che sarebbe legittimo Tre telegrammi. Primo, per fortuna da Montesquieu in avanti noi abbiamo un sistema con un equilibrio di poteri, quindi Mattarella ha convalidato quella legge, noi abbiamo però una Corte Costituzionale che è stata investita da giudizi che l'hanno chiamata in causa per valutare se la legge elettorale è costituzionale e dovrà dire la sua e poi il Parlamento dovrà armonizzare. Siamo per fortuna un sistema in cui c'è il Parlamento, c'è il Governo, c'è la Corte Suprema che deve giudicare e deve valutare. Secondo me è vero assolutamente che la discontinuità è richiesta, la gente è furibonda e l'errore di fondo del governo è stato dare l'idea che le cose andassero bene ad un Paese che aveva la percezione diversa. Io però non mi rassegno, passatemi questa espressione, a perdere l'energia di Renzi per questo nostro Paese. Siamo un Paese che ha bisogno di personalità che abbiano la forza. Anche il coraggio, il talento eh, e una visione in grado di giovare all'innovazione nel nostro Paese. Io non mi posso rassegnare. Cioè, quindi secondo che lei, Renzi, andiamo... scusi, secondo lei se... Renzi in questa fase eh, dovrebbe preparare il suo ritorno in campo? Io eh, mi che augurerei che lui lo facesse con meno precipitazione e con il desiderio di un immediato regolamento dei conti che a mio avviso rischia di finire male come l'ultimo referendum. Però dico, guai se perdiamo, avendo in questo nostro Paese energie limitate. Energie limitate. Quindi Renzi deve restare. Non, ma Renzi ha 40 anni. Ma possiamo pensare di buttare via lui e gli altri? Terzo telegramma. Non possiamo. possiamo dobbiamo cercare di tenere insieme questo Paese. Terzo telegramma. In Inghilterra c'è stata la Brexit. E non ci sono state le elezioni dopo. Cameron si è dimesso e la persona che ha preso la guida del governo, eh, la nuova. Presidente Teresa May. Ther Theresa May è Teresa una May. che aveva votato per il Remain non aveva votato per la Brexit ed è diventata il nuovo primo ministro inglese nella più antica democrazia parlamentare del mondo quindi voglio dire noi siamo un'anomalia da tanti punti di vista però ricordiamoci pure che di quel quintetto avete vista la foto no? i cinque, Obama non c'è più Hollande, finito non ci sarà più. Eh, Cameron, finito Renzi, Renzi non è più. dimesso, è rimasta la Merkel la Merkel rappresenta un paese in cui c'è un senso dell'unità nazionale che talvolta noi italiani dovremmo saper ritrovare. Io vorrei che lei mi facesse un altro telegramma su uh, Mediaset e il caso uh, dei francesi di Vivondi. Sì. I 5 Stelle pensano che non si dovrebbe interferire perché Mediaset dicono non è un'azienda strategica, mentre il governo è entrato, diciamo, è sceso in campo a fianco di Mediaset. Ha fatto bene il governo. Ha fatto bene a mio avviso perché ci troviamo di fronte ad un disegno oltretutto non trasparente. Quindi ha fatto telegrafico? Ha oltretutto fatto bene, non trasparente. Perché, e perché Mediaset è un'azienda strategica? Perché certamente noi abbiamo una serie di aziende strategiche. Tra l'altro, lo stesso proprietario di eh, oggi, di Vivendi, che si candida per controllare Mediaset, è colui che controlla con una quota di minoranza Telecom. Non sarà mm -hmm. strategica neanche Telecom, però, siccome noi siamo amici della Francia e diciamo anche vorremmo essere europei non nel senso di favorire le scalate facciamo un po' più di campioni europei e un po' meno di cannibalismo mm. infraeuropeo mm. Agico ha detto in serata che uh, Mediaset e Telecom non possono poi avere la stessa proprietà ma uh, Travaglio, uh, la proprietà di Mediaset è una questione di interesse nazionale o è solo una questione di libero mercato telegrafico? È solo, una è solo ed esclusivamente una questione di libero mercato. È dai tempi di Dalema in visita a Mediaset nel 96 che sentiamo dire che Mediaset è un patrimonio degli italiani, Mediaset è un patrimonio di Berlusconi, dei suoi figli e degli azionisti privati. Polesse il cielo che arrivasse un editore straniero che libera metà del sistema televisivo italiano dall'infestazione di un capo partito, Forse avremmo finalmente delle una liberalizzazione delle televisioni che non abbiamo e costringeremo Sarebbe forse anche la RAI a liberarsi dei partiti. Io sono allibito di fronte a questi sedicenti liberali e liberisti che vogliono impedire a un gruppo privato di seguire le regole e di comprarsi un'azienda, dopo poi... che non hanno detto una parola sul fatto che abbiamo i capi di Generali, di Unicredit, di Telecom, di Alitalia, società molto più strategiche di Mediaset che sono tutti stranieri, o francesi o spagnoli o di altri paesi. È semplicemente incredibile, sono i partiti che vogliono continuare a contrattare favori con metà del sistema televisivo e non riescono a darsi pace all'idea che arrivi un francese beh, posso, di cui loro non hanno il ti numero posso, di telefono. Sulla, ti posso Questa è l'unica ragione per cui il governo interviene. No, ti interrompo solo su questo c'è un punto che non riguarda il mercato ma riguarda il fatto che è la procedura, i mercati sono regolati anche da procedure, no? E quindi, se tu fai un'opa, fai un'opa e la si può fare, anche perché quella è una società quotata in borsa e quindi lo puoi fare. Ma se tu lo fai con la procedura assolutamente opaca, assolutamente opaca, che è stata intrapresa da Vivendi. Eh, questo non rientra Infatti... esattamente nel catalogo della democrazia liberale di mercato, il che vale per alcune delle altre cose, non vale, per esempio, brutelli, per i famosi brutelli, capitani però... coraggiosi che hanno preso l'Italia. Sono d'accordo con te, è... io, io, faccio... io l'ho criticata tante volte, però apprezzai quando lei si oppose. Allo slogan del governatore Fazio, difendiamo l'italianità delle banche, perché dovevano dare alcune banche agli amici degli amici impedendo l'arrivo degli spagnoli e dei baschi, no? La famosa storia dei furbetti del quartierino. Se ci sono delle irregolarità in questa scalata, interverrà la magistratura, interverrà la CONSOB, però non e è che interviene che il governo. Che cosa c'entra il governo? Chiarissimo. Allora, il governo cosa c'entra e cosa non c'entra? Sicuramente di una cosa si dovrà eh, occupare eh, questo nuovo esecutivo, di un'emergenza sempre più grave in Italia che è la crescente disuguaglianza. Sentiamo il punto di Paolo Pagliano. Sì. Secondo il 61% degli italiani negli ultimi 5 anni sono aumentate le disuguaglianze, per appena il 5% sono diminuite, mentre poco più di un terzo ritiene che siano rimaste sostanzialmente uguali rispetto al passato. È uno dei dati che è emerso da una ricerca dell'Istituto Demopolis promossa da Oxfam. L'indagine ha permesso di accertare quali sono gli ambiti in cui le disuguaglianze sono maggiormente avvertite. La graduatoria è aperta dal reddito, indicato dal 76% degli intervistati. Per oltre 6 cittadini su 10 la disuguaglianza si manifesta invece nella concentrazione dei patrimoni e nelle opportunità di accesso al mondo del lavoro. La maggioranza assoluta cita anche le sperequazioni nella possibilità di curarsi. In Italia, secondo i dati di Oxfam, l'1% più ricco della popolazione è in possesso di quasi un quarto della ricchezza nazionale netta con chiare conseguenze per la coesione sociale. Nella percezione di quasi due terzi degli italiani intervistati da Demopolis, accanto alle relazioni clientelari e alle scelte di politica economica, all'origine delle ingiustizie sono soprattutto evasione ed elusione fiscale anche perché evasione ed elusione sottraggono allo Stato risorse fondamentali per l'erogazione dei servizi pubblici per il welfare. Ne sono convinti più di 8 italiani su 10. Molto severo è il giudizio complessivo sul sistema fiscale. L'82% lo ritiene non equo. Una valutazione positiva è espressa da appena l'11% dei cittadini. Dall'indagine di Demopolis risulta che per il 43% la lotta all'evasione fiscale è un obiettivo raggiungibile. Per il 42% è un processo difficile e di lunga durata perché sollecita un approccio culturale e richiede che si incida su comportamenti molto consolidati. Solo il 15% degli intervistati ritiene si tratti di una missione impossibile. La crisi, spiega il direttore di Demopolis Pietrovento, sembra aver determinato nell'opinione pubblica una maggiore consapevolezza sull'importanza delle scelte in materia economica e fiscale. Per l'80% degli italiani è urgente ridurre le crescenti disuguaglianze. Un promemoria per Gentiloni e per chi verrà dopo di lui. Tuteli, questo sondaggio spiega meglio di molte analisi perché Renzi ha perso questo referendum costituzionale? Sì. Sì, sì. E, sì. e Travaglio? Anche tu naturalmente direi sì. E anche perché Gentiloni ha detto nel suo primo discorso eh. Eh, bisogna essere attenti al lavoro, alle diseguaglianze, mm. al mezzogiorno d'Italia e ha dato in questo senso, a mio avviso, una giusta correzione di sensibilità. Vediamo se avrà il potere di farlo. E Travaglio, 20 secondi. Beh, sì. Beh, c'è anche un fallimento del centrosinistra. Se dopo tre anni, di governo di centrosinistra, tre anni e mezzo di governo di centrosinistra le diseguaglianze aumentano, forse il centrosinistra dovrebbe domandarsi se non sia diventato centrodestra. Ehm, perché poi, al di là del risultato elettorale, di solito il centrosinistra sarebbe quello che dovrebbe ridurle un po' le diseguaglianze. Ehm, e questa è, è la cosa preoccupante. Eh, mi veniva in mente <ride> mentre parlavamo di Mediaset ma il governo uscente è quello che voleva dare MPS a JP Morgan, che non mi risulta essere italiana. Mi risulta essere americana, allora con quale faccia gli stessi che vogliono dare, con procedure molto opache, il Monte dei Paschi ah, sì, a J.P. Certo. Morgan e hanno fatto fuori l'amministratore delegato diciamo così che... con una telefonata del ministro delle Finanze, eh, possono difendere l'italianità di media? Cioè, ma insomma, diciamo dai, su, almeno su... lì ci sono qualche migliaio di risparmiatori da tutelare? Eh, no? sì. cioè... Diciamo che associare purtroppo la parola trasparenza a Monte dei Paschi le dura. Non eh, si può appunto. fare. No, allora, io invece quello che devo fare adesso è chiudere. Eh, prima di chiudere però eh, vorrei fare una precisazione perché eh, ieri nella nostra puntata erroneamente uno degli ospiti eh, ha citato la Barilla come esempio di società con proprietà straniera, in particolare americana, la stessa Barilla Ovviamente ci tiene a precisare che la proprietà è eh, saldamente in mani italiane, per fortuna. La grande, nella, nella grande capitale dell'alimentazione che è Parma, è la meraviglia delle nostre produzioni e industrie dell'alimentare. È così, quindi grazie, grazie Francesco grazie. Rutelli, grazie Marco Travaglio, grazie per e spettatori, linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita e noi come sempre ci vediamo domani, otto e mezzo. Arrivederci. No. Allora chiedo a lei e poi do subito sì. la parola a Marco. Um... Gentiloni poteva variare un po' la squadra di governo? Era necessario forse, fare un Renzi Bis? Forse sì, però è anche vero che la sua sfida è di tenere insieme i renziani, che sono la maggioranza e sono il Partito Democratico di oggi, e anche le altre componenti e lui sarà bravo se dimostrerà proprio di essere inclusivo. Sul piano democratico, per carità, eh, si può sostenere tutto: noi in Italia non è vero che non votiamo, no? Eh, abbiamo votato per elezioni, sempre, per votato per elezioni per comunali e, do ragione, a travaglio anche qui era un voto politico. politico. Abbiamo votato il referendum, abbiamo votato sulla Costituzione, no, era un voto politico. Se dovessimo votare di nuovo per il referendum eh, sul Jobs Act sarà un voto politico. Quando si andrà a votare per le elezioni, tra sei mesi, tra un anno, tra... Quando, quando sarà? Secondo sarà lei quando il saranno voto. le elezioni politiche? Ma io mi augurerei che ci fosse un periodo di rasserenamento e quindi confido nel fatto che Gentiloni è una persona, oltre che per bene, è competente, equilibrata e che ci possa essere per questo nostro paese un momento di decompressione e cioè che noi non ci prepariamo come per il grande fratello alla prossima nomination e alla prossima demolition. Che, Mi consente, eh, sì, vorrei sentire da Marco Travaglio se pensi che questo sarà possibile. Renzi, su Facebook in serata, ha scritto che domenica, quando si riunirà l'assemblea del Partito Democratico, si repartirà dall'Italia. Saremo chiari, saremo netti. Cosa pensi che accadrà? Perché. Eh, Diciamo, tutti i partiti chiedono di andare a elezioni il più presto possibile, non si capisce come questo sarà reso possibile visto che intanto non abbiamo neanche la legge elettorale. Tu cosa pensi? Ah, penso alcune cose. Primo, eh, è ovvio che dopo un voto anche politico. Io personalmente ho votato contro una riforma obrobriosa, eh, mi riservo di votare pro o contro Renzi alle elezioni politiche. So che molti hanno votato contro Renzi già nel referendum costituzionale, ma è chiaro che dopo un risultato di quel genere eh, la conseguenza non può essere soltanto che Renzi sta fuori dal governo e riproduce la fotocopia del suo ministero, altrimenti uno si domanda ma se avessero vinto il referendum quali sarebbero stati i ministri, visto che i ministri di quando hanno perso il referendum sono gli stessi che avrebbero messo se avessero vinto. Poi c'è Renzi che aveva promesso di abbandonare completamente la politica e di sparire per sempre dalla circolazione, e adesso dice domenica facciamo, vediamo eccetera, è un altro... Un'altra bugia come quella della Boschi che aveva detto se perdiamo ci ritiriamo, come quella della Fedeli che minacciava addirittura, di... minacciava, prometteva di mettersi da parlamentare, come quella di Carbone che voleva di mettersi addirittura da essere umano. Insomma, ehm, stiamo vedendo un balletto di bugiardi. Eh, se non abbiamo la possibilità di votare subito, che sarebbe la soluzione migliore è perché come dicevi tu non abbiamo legge non è che non abbiamo la legge elettorale perché per il Senato c'è il sì. Consultellum che è il proporzionale, mentre per la Camera c'è l'Italicum, quindi in teoria le abbiamo le leggi elettorali, ma Mattarella ha detto che devono essere omogenee. Allora io molto che rispettosamente domando a Mattarella: "Ma quando Certo, è quello che ha detto la Corte costituzionale nella sentenza che bocciava il Porcellum e quindi dato che quella sentenza l'ha scritta Mattarella, Mattarella è sempre della stessa idea. Mi domando perché non era della stessa idea quando Renzi gli ha portato una legge elettorale solo per la Camera, dicendogli che tanto poi il Senato le elezioni sarebbero state abolite dai cittadini nel referendum. Non ha pensato che nel referendum può vincere anche il no? Come ha potuto promulgare una legge elettorale valida solo per la Camera perché si sperava che il referendum costituzionale desse vittorioso il sì? Ma un presidente della Repubblica che pensa che le due leggi elettorali devono essere omogenee non può accettare una legge elettorale solo per la Camera. Avrebbe dovuto imporre che l'italico valesse anche per il Senato e poi se per se il Senato, gli italiani avessero abolito le elezioni, a quel punto avremmo eletto solo la Camera con l'Italicum ma è semplicemente assurda questa situazione in cui ci troviamo, non è né colpa di chi ha votato no, né tantomeno colpa di Renzi, perché se Renzi fa una baccata, il Presidente della Repubblica ha il potere di rimandargli indietro una legge che non può passare perché scoprono solo adesso che le leggi elettorali hanno da essere omogenee tra Camera e Senato, quindi si, eh, si coagulano tanti problemi che purtroppo vengono a pettine oggi come tutti i nodi, ma che in realtà erano noti anche prima, ecco perché io penso che non può essere questa, magari lo fosse, una fase di decantazione e di tranquillizzazione, la, persona di, la personalità di Gentiloni è quella del pacificatore, anzi direi dell'anestesista, il problema è che il suo ministero è una provocazione quotidiana, perché non puoi mettere chi ha straperso le elezioni addirittura promuovendolo a braccio destro del premier come nel caso della Boschi o la coautrice della riforma Boschi, cioè la Finocchiaro, al posto della Boschi e ai rapporti con il Parlamento. Cioè, qualche segnale sì. che si sia capita la batosta andava data agli italiani, altrimenti gli italiani penseranno che ogni volta che danno un voto politico, anche quando il voto non è politico, il loro voto non conta niente. Allora, aspetta, anche girare le Credo che salita nella nostra città e, ed è vero che noi avevamo però eravamo arrivati nell'età di Tangentopoli cioè noi abbiamo spazzato via un sistema che era la tangente codificata, non ce lo dimentichiamo mai costruendo tanta, tanto lavoro, con un grosso eh, gruppo dirigente plurale, aperto, non con un, gruppo, con un gruppo chiuso non tutti perfetti naturalmente però è che io penso che l'esperienza della politica e dell'amministrazione, lo dico da persona libera perché non ho responsabilità politiche e non le cerco. è oggi forse più che mai quello di creare nuove classi dirigenti perché gruppi ristretti, leadership solitarie e una dinamica per cui c'è sempre un complotto dietro le spalle anziché un servizio da rendere alla cittadinanza, secondo me, non ci portano lontano. Travaglio. Sì, L'unica differenza tra la Roma che prese in mano Rutelli alla fine del 1993 e la Roma che ha preso in mano la Raggi nell'estate del 2016 è che la Raggi si ritrova una città con un debito di 15 miliardi di euro. Eh, cosa che eh, nei primi anni Novanta eh, non si poteva certamente dire perché e soprattutto le Beh. risorse eh, di cui disponevano i Comuni all'epoca erano diverse da quelle di oggi, c'era diciamo, il fervore dell'elezione diretta dei sindaci mentre oggi Beh. Diciamo, le amministrazioni locali vengono taglieggiate dai governi centrali eh, che le hanno trasformate praticamente in gabellieri aggiuntivi e l'altra differenza è che appartenere a una grande famiglia politica come il centro-sinistra agevola un sindaco nel trovare collaborazione nei settori delle professioni, dell'intellettualità, eh, molto più che non le difficoltà che invece incontrano i 5 Stelle nell'incontrare qualcuno che addirittura prima delle elezioni sia disposto a compromettersi dicendo io lavorerò con voi, perché è chiaro che chi appartiene a grandi famiglie poi comunque sa dove pescare, chi arriva dal nulla, eh, come, come è successo ai 5 Stelle, ha più difficoltà a cooptare e questo sia per la, le caratteristiche negative che ha, hanno i 5 Stelle di non sapere includere sia anche per la poca disponibilità che la società civile, soprattutto a Roma, meno a Torino, ha dimostrato in questi mesi eh, nel mettersi a disposizione. Io ho avuto l'impressione che i primi mesi siano passati nell'illusione o nella speranza di poterla buttare giù subito la Giunta Raggi, soprattutto nei giorni in cui stava per dire di no alle Olimpiadi. Adesso forse si dovranno rassegnare al fatto che chi ha perso le elezioni deve aspettare il prossimo Turno e che bene o male, questo deve essere il governo di Roma. No, no, io sono d'accordo se posso dire con Travaglio sul fatto che eh, sarebbe molto positivo se la società che ha votato per la Raggi, che ha, ha preso un importantissimo risultato elettorale, eh, le desse una mano, bisogna vedere se ci sono le condizioni. Di, di, di chiederlo, cioè, se, se, se viene chiesto di partecipare ad un gruppo veramente aperto in cui si sottolineano più che l'appartenenza, la professionalità, anche una certa terzietà e libertà, no? eh, che è importante, è importante avere delle figure mm. forti e che possano godere della propria autonomia. Questo, per esempio, se lo posso dire, è stato un difetto del governo Renzi. Il governo Renzi ha avuto una. Grande forza, energia, dinamismo, ma una ristrettezza di gruppo dirigente che alla fine ha pesato nel giudizio dei nostri sì no, concittadini. Lei mi ha mai sentito una parola sul referendum? No, non no, no, e non la dirò, non la dirò neanche adesso. Ho condiviso sì. l'espressione di una persona che, che Travaglio ha molto amato, cioè il presidente Napolitano che ha definito aberrante la campagna elettorale, perché <ride> l'ho considerata una campagna totalmente sbagliata. Le posso dire quello per cui mi sono abbattuto e ho, eh, non ce l'ho fatta. Io ho proposto ai parlamentari, sia della minoranza che della maggioranza, di dividere il referendum secondo i quesiti, secondo i temi, di avere 4-5 quesiti anziché uno solo politico. La risposta fu negativa per dire si vince, si porta a casa, si risolve. E se ci fossero stati più referendum noi oggi non avremmo questo eh, veramente cioè, avrebbe... drammatico sì. momento politico, avremmo avuto qualche sì e qualche no, Così o magari che... tutti sì, o anche era magari per tutti, lo tutti no. Ma assolutamente mm. perché tu voti sul Senato, sì o no, tu voti sui poteri delle regioni, sono argomenti. Invece, se tu fai una battaglia politica, succede esattamente quello che è accaduto nei referendum precedenti, che pochi italiani Ricordano, noi in realtà non votammo contro o pro le riforme costituzionali precedenti, votammo pro o contro la devolution di Bossi nei due precedenti referendum costituzionali e il centrosinistra li vinse entrambi. La gente se ne fregò se si votava riduzione dei parlamentari o di altri argomenti, il titolo quinto era farraginoso, indubbiamente, mm. ma il succo era quella battaglia politica. Purtroppo il referendum unitario ha portato a questo risultato era sì o no a Renzi. E siccome la gente era prevalentemente scontenta, in termini economici, ha prevalso il no. Ha prevalso il no, ed ecco eh, che Travaglio scrive che il governo Gentiloni, che arriva dopo che Renzi ha perso il eh, referendum in modo anche molto clamoroso, eh, dice Travaglio una provocazione, uno schiaffo ai 19 milioni di italiani che hanno votato. La Guardia di Finanza ha prendere gli atti che riguardano le nomine, poi si vedrà se quelle nomine erano o non erano legittime. Brutelli. No, non stiamo parlando di ruberie mia... o di, o di uh, voti di scambio, la, la, la... stiamo parlando di atti che, sono, che appartengono al, al dovere del sindaco di nominare dei collaboratori. Si temo si che, si vedrà, temo la che i cittadini di Roma vorrebbero soprattutto avere un governo no. di questa città. Sì, insomma, no, la mia, la, 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 la mia, la mia considerazione cittadini. è quella che ho fatto e prima. Infatti ce l'hanno. È, è quella che ho fatto prima, cioè è, sono tutti collaboratori sono stati scelti dall'attuale amministrazione, uno è inciampato per un motivo, uno si è ritirato per un altro, un altro l'hanno tolto loro per un altro motivo, un altro aveva un carattere o un profilo di legittimità o di illegittimità, ha denunciato o non ha denunciato. Il succo però qual è? Che oggi non c'è l'assessore all'ambiente, che non c'è il capo di gabinetto, che non ci sono dirigenti di alcune delle aziende principali e che c'è bisogno di governare la città. Ribadisco quello che ho detto, mi auguro che lo faccia. Non mi auguro affatto che vada a finire male e lo dico con assoluta lealtà, però insomma c'è un'evidenza eh, stellare, non mi riferisco ai 5 Stelle, solare, diciamo così, eh, del fatto che obiettivamente non c'è neanche ancora la squadra di governo al lavoro a distanza di molti mesi dalla netta e inequivocabile vittoria elettorale. Travaglio, è possibile che Grillo nei prossimi giorni decida di abbandonare Virginia Raggi al suo destino? Perché ogni volta che Grillo viene a Roma eh, ci viene annunciato che mh, incontrerà la sindaca, poi però questo incontro eh, non ha mai luogo. Cosa sta succedendo? Non ho idea di che cosa voglia fare Grillo, sconsiglierei vivamente di abbandonare la sindaca al suo destino, anche perché Grillo non è stato eletto da nessuna parte, mentre Virginia Raggi è stata non eletta, plebiscitata dal popolo romano eh, per fare il sindaco e quindi Grillo non può scaricare nessuno. Grillo deve sostenere il sindaco che è stato eletto dai cittadini, se ha dei buoni consigli darglieli e per il resto lasciare, come sta facendo che governi, che completi quei, quelle caselle che sono ancora vuote, non mi preoccuperei tanto della mancanza del capo di gabinetto, ci sono due vice capi di gabinetto e faranno le veci del capo di gabinetto fino a quando lo troveranno. Le difficoltà sono enormi e sono note, ma non è che stiamo al deserto, vengono fatte delle delibere, vengono fatti degli appalti, quello delle buche hanno fatto delle cose, poi per carità potevano fare meglio, la situazione che hanno trovato era catastrofica, se avessero anche le precedenti giunte avuto una procura così attiva come fortunatamente ha la città di Roma da un paio d'anni a questa parte, probabilmente ci saremmo risparmiati il disastro eh, che hanno trovato i 5 Stelle a Roma. Ecco, perché, allora a questo proposito, eh, scusami Marco, siccome abbiamo nelle municipalizzate ci fossero state acquisizioni di atti con diciamo, questa arrembante irruenza con cui c'è stato oggi, probabilmente la Raggi non avrebbe trovato le casse vuote e le municipalizzate al ecco, disastro. Ecco, ma allora siccome abbiamo qui davanti a noi un ex sindaco di questa città, lei lo è stato per due mandati, non ha niente da rimproverarsi? Ma da questo punto di vista no. Da mille punti di vista, di tante cose si sarebbero potute fare... Eh, meglio di più, certamente eh, si può fare molto di più sempre. Da questo lato no e voglio anche ricordare che non siamo solo oggi all'anno zero. Eh, quando io diventai sindaco la giunta precedente, pur guidata da una persona immacolata dal punto di vista giudiziario e dell'onorabilità, aveva avuto la metà dei membri in carcere e tutti i presidenti e gli amministratori delle aziende in carcere e c'era un sistema di spartizione economica delle tangenti tra i vecchi partiti politici che fu certificato e documentato in maniera eh, solare, quindi, quindi vuol dire, dire che dicono. anche lei ha ereditato il disastro? Trovato. Ma io sono diventato sindaco a, a 39 anni, virgolette, sindaco in motorino, ero un esponente dell'opposizione, ero un esponente di formazione radicale, verde, non ero uno che veniva dalle poltrone, venivo dalla battaglia, da, dalla battaglia civica e anche questo è stato... Un segno importante no? di cambiamento per cambiare la città. Mi sono portato una squadra importante. Ecco, oggi tutto sommato uno dei miei collaboratori eh, non per quello, per i suoi meriti. È diventato fa, presidente fa il del Presidente Consiglio. del Consiglio. Vuol dire Gentilone. che io non ero preoccupato di avere con me soltanto le persone fedeli, ma anche delle persone qualificate, anche di idee diverse. Tra i miei il mio vice sindaco è uno che è in battaglia contro Renzi. Walter Tocci è il capo dell'opposizione nel PD, e altri miei collaboratori sono tra i più stretti collaboratori di Renzi. Era una squadra polifonica di personalità eh, molto qualificate, molto importanti e credo che abbiamo fatto tante cose. Lei faccio, le faccio. Le dico solo una cosa: sa quante delibere approvava la mia giunta in un anno? No. Più di 4.000 mediamente. 4.000 deliberazioni, noi stavamo tutti intorno e lo dico a Travaglio che ha ragione a ricordare che nel periodo particolare precedente eh, c'è stata una certa leggerezza, si sono insediati dei settori criminali in alcune parti della città, è vero, c'è stata una mancanza di gare, di concorrenza. Di... Buonasera, benvenuto Francesco Rutelli nuovo buonasera. presidente di ANICA l'Associazione Nazionale dell'Industria Cinematografica e Buonasera, bentornato Marco Travaglio direttore del Fatto Quotidiano Allora, eh, mentre la perquisizione della Guardia eh, di Finanza al Campidoglio di Roma riapre il caso Raggi il governo Gentiloni è alle prese con eh, un prima, primo problema ehm, serio che eh, vediamo chi eh, coinvolgerà oltre ai diretti interessati, che è il caso Mediaset Vivendi, la scalata dei francesi delle televisioni eh, di Berlusconi, subito dopo la pubblicità. Allora, Francesco Rutelli, oggi la Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione al Campidoglio a Roma nell'ambito di un'indagine sulle nomine della sindaca Virginia Raggi, la quale ha definito ridicola tutta questa vicenda. Ma se venisse indagata per abuso d'ufficio la Raggi dovrebbe dimettersi, secondo lei? Le direi francamente no. Dipende per cosa, naturalmente non possiamo giudicare. Eh, e se posso aggiungere, mi auguro di tutto cuore che non ci sia niente di malvagio, ovvero che non emergano dei fatti particolarmente negativi. Perché abbiamo bisogno oggi di tutto meno che di altro disastro nel rapporto tra politica, amministrazione e corruzione. Speriamo di averle alle spalle o almeno contenute, come è avvenuto nelle inchieste che Hanno portato alla vittoria della Raggi, per l'appunto. I 5 Stelle ci hanno tenuto a precisare che eh, si è trattato di acquisizione di atti e non di perquisizione al Campidoglio. Lei capisce la differenza? Eh, probabilmente no, però eh, osservo questo: guardi, tema cruciale, certo. eh, sono cambiati molti assessori in Campidoglio in pochi mesi io ho detto dall'inizio e ribadisco mi auguro che la Raggi faccia bene e lo dico lealmente ma dopo sei mesi, sei mesi e così ho detto diamole così. del tempo per dimostrare di essere in grado di farlo, sono cambiati già un sacco di assessori aveva promesso che sarebbe arrivata con una squadra già pronta evidentemente non è stato così se lei mi chiede qual è la cosa più Paradossale del Campidoglio è che a distanza di tutto questo tempo non c'è il capo di gabinetto. Chi ci ascolta immagina il capo di gabinetto che fa cerimoniale. No, il capo di gabinetto è lo snodo dell'amministrazione perché quello dove parlare con gli assessori, con le aziende, con i vigi urbani, col prefetto deve coordinare tutta la macchina, curare che le delibere, che Quindi le ordinanze, sì che è il cuore della macchina, non c'è ancora il capo di ambiente del Campidoglio, vuol dire che ancora non hanno veramente iniziato a governare, questa è la cosa che mi preoccupa di più. Eh, anche noi siamo preoccupati, Marco Travaglio, perché pur non essendo romani abitiamo in questa città. Che cosa sta eh, succedendo al Comune di Roma gestito dai 5 Stelle? Per loro può essere un'indagine, un'inchiesta insidiosa? Ma dalle prime cose che si leggono direi proprio di no. Eh, intanto c'è una bella differenza fra una perquisizione e una richiesta di esibizione di atti. La Guardia di Finanza ha chiesto di acquisire degli atti e gli sono stati forniti. La perquisizione la fai quando gli atti te li negano, te li nascondono. Eh, lì hanno chiesto delle delibere che riguardano la nomina di alcuni dirigenti e di alcuni collaboratori della Raggi su una denuncia che è stata presentata dalla um, ex capo di gabinetto la giudice Raineri che finora è l'unica che è stata eh, nominata illegittimamente secondo un parere chiesto dalla Raggi a Raffaele Cantone che ha stabilito che la nomina della Raineri era illegittima poi per i paradossi della storia eh, l'unica che è stata nominata illegittimamente fa una denuncia contro l'illegittimità delle nomine degli altri. Vedremo che cosa stabilirà la procura che sì, E tutto di una questo della da chi Raineri è stata nominata? È stata nominata dalla Sindaca Raggi, no? Perché sennò non si capisce mai niente. È stata nominata sì, è stata nominata dalla Giunta Raggi sulla base di un parere dell'avvocatura del Comune. Parere che poi è stato messo in dubbio da altri eh, legali e quindi nel dubbio che quella nomina non fosse legittima eh, per la procedura che si era scelta e per l'articolo di legge che era stato. Ehm, Preferito si è, pre, si è chiesto un parere all'Anac, all'anticorruzione. L'ANAC ha detto che la nomina era illegittima e immediatamente è stata revocata. Aspetta, aspetta, perché eh, vedo che Rutelli ha fatto una denuncia tanto... sulle nomine degli altri e quindi la procura è obbligata per legge a procedere ed è la ragione per cui oggi a mandarebbe legittimo. Tre telegrammi, primo. Per fortuna da Monteschio in avanti noi abbiamo un sistema con un equilibrio di poteri. Quindi, Mattarella ha convalidato quella legge, noi abbiamo però una Corte costituzionale che è stata investita da giudizi che l'hanno chiamata in causa per valutare se la legge elettorale è costituzionale e dovrà dire la sua, e poi il Parlamento il dovrà gennaio. armonizzare. Siamo per fortuna in un sistema in cui c'è il Parlamento, c'è il governo, c'è la Corte Suprema che deve giudicare e deve valutare. Secondo me è vero assolutamente che la discontinuità è richiesta, la gente è furibonda e l'errore di fondo del governo è stato dare l'idea che le cose andassero bene ad un Paese che aveva la percezione diversa. Io però non mi rassegno, passatemi questa espressione, a perdere l'energia di Renzi per questo nostro Paese. Siamo un Paese che ha bisogno di personalità che abbiano la forza anche il coraggio, il talento eh, e una visione in grado di giovare all'innovazione del nostro paese. Io non mi posso rassegnare, cioè, l'idea che quindi secondo che noi lei Renzi, andiamo... mi, scusi, secondo lei se... Renzi in questa fase eh, dovrebbe preparare il suo ritorno in campo. Io mi augurerei che lui lo facesse con meno precipitazione e con il desiderio di un immediato regolamento dei conti che a mio avviso rischia di finire male come l'ultimo referendum. Però dico guai se perdiamo, avendo in questo nostro paese energie limitate, energie limitate. Di Renzi deve restare. Non, ma Renzi ha 40 anni, ma possiamo pensare di buttare via lui e gli altri? Terzo telegramma, non possiamo, possiamo dobbiamo cercare di tenere insieme questo paese. Terzo telegramma, in Inghilterra c'è stata la Brexit e non ci sono state le elezioni dopo. Cameron si è dimesso e la persona che ha preso la guida del governo, eh, la nuova... Presidente Teresa, May. Teresa May è Teresa una May. che aveva votato per il Remain, non aveva votato per la Brexit ed è diventata il nuovo primo ministro inglese nella più antica democrazia parlamentare del mondo. Quindi voglio dire, noi siamo un'anomalia da tanti punti di vista, però ricordiamoci pure che di quel quintetto, avete visto la foto, no? i cinque, sì. Obama non c'è più, Hollande finito, non ci sarà più. Eh, Cameron finito, Renzi, Renzi non è dimesso, non... è rimasta la Merkel. La Merkel rappresenta un paese in cui c'è un senso dell'unità nazionale che talvolta noi italiani dovremmo saper ritrovare. Io vorrei che lei mi facesse un altro telegramma su eh, Mediaset e il caso eh, dei francesi di Vivondi. Sì. I 5 Stelle pensano che non si dovrebbe interferire perché Mediaset dicono non è un'azienda strategica, mentre il governo è entrato, diciamo, è sceso in campo a fianco di Mediaset, ha fatto bene il governo. Ha fatto bene a mio avviso perché ci troviamo di fronte ad un disegno oltretutto non trasparente. Quindi ha fatto telegrafico, ha oltretutto fatto bene, non trasparente perché, e perché Mediaset è un'azienda strategica? Perché certamente noi abbiamo una serie di aziende strategiche, tra l'altro lo stesso proprietario di eh, oggi, di Vivondi, che si candida per controllare Mediaset, è colui che controlla con una quota di minoranza Telecom, non sarà mm -hmm. strategica neanche Telecom, però siccome noi siamo amici della Francia, e diciamo anche vorremmo essere europei non nel senso di favorire le scalate. Facciamo un po' più di campioni europei e un po' meno di cannibalismo infraeuropeo. Mm. Agicom ha detto in serata che uh, Mediaset e Telecom non possono poi avere la stessa proprietà. Ma, uh, travaglio, uh, la proprietà di Mediaset è una questione di interesse nazionale o è solo una questione di libero mercato? Telegrafico. È solo, una è solo ed esclusivamente una questione di libero mercato è dai tempi di D'Alema in visita a Mediaset nel 96 che sentiamo dire che Mediaset è un patrimonio degli italiani, Mediaset è un patrimonio di Berlusconi, dei suoi figli e degli azionisti privati, Polesse il cielo che arrivasse un editore straniero che libera metà del sistema televisivo italiano dall'infestazione di un capopartito, forse avremmo finalmente delle una liberalizzazione delle televisioni che non abbiamo e costringeremo Sarebbe forse anche la RAI a liberarsi dei partiti. Io sono allibito di fronte a questi sedicenti liberali e liberisti che vogliono impedire a un gruppo privato di seguire le regole e di comprarsi un'azienda. Dopo poi... che non hanno detto una parola sul fatto che abbiamo i capi di Generali, di Unicredit, di Telecom, di Alitalia, società molto più strategiche di Mediaset che sono tutti stranieri, o francesi o spagnoli o di altri paesi. È semplicemente incredibile, sono i partiti che vogliono continuare a contrattare favori con metà del sistema televisivo e non riescono a darsi pace all'idea che arrivi un francese beh, posso, di cui loro non hanno il ti numero posso, di telefono. Su, ti posso Questa è l'unica ragione per cui il governo interviene. No, ti interrompo solo su questo c'è un punto che non riguarda il mercato ma riguarda il fatto che è la procedura, i mercati sono regolati anche da procedure, no? E quindi se tu fai un'OPA, fai un'OPA e la si può fare, anche perché quella è una società quotata in borsa, e quindi lo puoi fare, ma se tu lo fai con la procedura assolutamente opaca, assolutamente opaca, che è stata intrapresa da Vivandi, eh, questo non rientra Infatti... esattamente nel catalogo della democrazia liberale di mercato.